Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando di alberi, bioarchitettura, agritettura, insomma, sono tanti i temi. Siamo con Egidio Raimondi, architetto e tra l'altro è anche membro di Save the City, quindi insomma, è un'associazione che ha a cuore la città di Firenze, diciamo così, e si occupa del benessere della città di Firenze. Anche in questo senso ne parleremo tra pochissimo. E volevo dare il benvenuto anche a Sergio Paglialunga, che è direttore del Parco delle Foreste Casentinesi, che ci ha raggiunto via Skype. Buonasera e benvenuto, Paglialunga. Buonasera, grazie. Allora, parto subito da lei, perché prima parlavamo con Raimondo, insomma, dell'importanza in generale del sistema boschivo, del patrimonio boschivo per la nostra regione, tra l'altro è la regione più boschiva, d'Italia. Mi dice, visto che questo è stato un anno orribile per quanto riguarda gli incendi, no? Soprattutto quest'estate, insomma, come sta il Parco delle Foreste Casentinesi? Qual è lo stato di salute? Ma diciamo che l'estate è stata terribile sia per gli incendi e sia anche per la scarsità di acqua, per cui in parte tutte le foreste soffrono anche per questa prolungata assenza di acqua. Da un punto di vista degli incendi, diciamo il parco è stato lambito solo localmente e negli ultimi giorni prima che iniziasse a piovere, purtroppo, ma una piccola quantità di terreno del tutto insignificante rispetto a tutta l'estensione forestale del parco. Mentre la preoccupazione maggiore è sulla piovosità, difatti le piogge sono state molto scarse, noi ci auguriamo che nei prossimi mesi invece ci sia una maggiore presenza di pioggia, non quella torrenziale, le bombe d'acqua, tanto per capirci, ma quella più costante, di minore intensità, ma più prolungata nel tempo, perché è quella che il terreno riesce a assorbire meglio e quindi ridare vitalità alle piante. Le piante stanno soffrendo in questo momento, soprattutto per la siccità, e quindi ci auguriamo che presto questo gap sia superato. Qualcosa è piovuto, speriamo bene nei prossimi Speriamo mesi. che i prossimi giorni siano migliori. Volevo ritornare poi, ovviamente chiederemo anche a Paglialunga su questo, cioè sull'importanza degli alberi, perché insomma prima Raimondi lei diceva, no, la Toscana come ha un patrimonio boschivo importante, il più importante a livello italiano come regione, noi la sfruttiamo abbastanza anche in senso energetico, perché insomma sostanzialmente anche le energie alternative, quindi mi viene in mente le biomasse, non soltanto, anche la legna di per sé, insomma sono ormai delle tecnologie importanti, no, per quanto riguarda l'energia. Stiamo facendo abbastanza in questo senso? Dobbiamo fare di più. Io penso che ci sia ancora tanto da fare, però diciamo che è un processo avviato. Ci sono anche zone tradizionalmente avvezze, diciamo, all'uso delle biomasse, penso al Mugello, penso a delle aree della Toscana che già da tempo le usano. Ora comincia a diffondersi abbastanza. C'è il tema delle emissioni, c'è il tema del particolato, quindi nelle aree critiche, cioè nelle aree urbane, diventa un sistema abbastanza difficile da adottare. È dimostrato che sono i caminetti o comunque le stufette a pelle. Le caldaie sono più efficienti, però diciamo che Sono inquinanti comunque. sì, producono particolato e quindi può essere difficile che abbiano uno sviluppo, diciamo, nelle aree densamente popolate. Nelle aree invece rurali, secondo me, sono un sistema molto efficace, c'è una caldaia a pellet. Io facevo l'altro giorno un confronto con una caldaia da 35 kW per mandare avanti 5 unità immobiliari con 2.000 euro l'anno di pellet, scaldano. Il confronto con il GPL, per esempio, perché questo riguarda ovviamente molto le aree dove non sono, Certo, dovevano che non arrivare sono alla rete del metanizzate, metano. era 4 volte tanto, quindi è molto interessante. Paglialunga, come dire, come si fa a tenere in equilibrio appunto il consumo del bosco, anche in senso energetico, ma non soltanto, prima parlavamo dell'urbanizzazione, non solo, con invece l'importanza di mantenere il nostro patrimonio arboreo, insomma, com'è che stanno in equilibrio, come si fa a tenere in equilibrio anche, voglio dire, a livello di istituzioni, no? A livello di attenzione da parte della politica, dell'amministrazione, delle istituzioni? È chiaro che ci sono una serie di strumenti che permettono di mantenere l'equilibrio e di monitorarlo. In particolare, per quanto riguarda i piani, esiste il piano del parco, che è un piano di assestamento generale su tutto il territorio che affronta un po' tutte le tematiche. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della risorsa legno, esistono proprio i piani di gestione forestale, i piani di assestamento forestale, che le proprietà, soprattutto quelle pubbliche, compilano proprio per programmare l'attività.
È chiaro che all'interno delle aree protette, come il Parco delle Foreste Casentinesi, ma come in generale tutte le aree protette che ci sono in Toscana, compresi i SIC e ZPS, c'è un controllo anche su questi strumenti perché i tagli programmati rispondono sì a criteri di economicità, a criteri anche di permanenza del bene bosco, quindi in modo che ci sia la riproduzione del bosco, ma rispondono anche ai quesiti di equilibri con tutta la biodiversità presente nel territorio. Per cui normalmente gli strumenti per valutare questo è uno strumento che si chiama valutazione di incidenza, che viene fatto proprio sui piani, proprio per mantenere questo equilibrio. È chiaro che all'interno di questi strumenti poi vengono previsti dei monitoraggi, non soltanto su quello che avviene in senso stretto nel bosco e quindi nella ripresa di piantumazione, eccetera, eccetera, ma i monitoraggi si riferiscono soprattutto ad alcune specie più significative da un punto di vista della biodiversità per verificare che comunque l'attività umana sia compatibile con la permanenza della biodiversità. Torno in città con Egidio Raimondi per un altro tema, così riusciamo a fare il Città e rimbalzo tra le due, campagna, tra città e certo. campagna. No, però c'è un tema, no, che tra l'altro è molto molto attenzionato, diciamo così, dai cittadini, cioè, viene soprattutto sui social, insomma, è una cosa che genera molto malumore, è quello dell'abbattimento degli alberi in città, no? Insomma, quando un'amministrazione decide per un motivo o per un altro di abbattere degli alberi sui viali o così, spesso le critiche piovono copiose. Ci sono però, immagino, delle situazioni in cui gli alberi vanno anche abbattuti perché rischiano di essere pericolosi. Insomma, da questo punto di vista vedi una sensibilità particolare o ci sono anche delle situazioni invece dove si va un po' troppo rapidi nell'abbattimento, nel taglio degli alberi, secondo te? Ma allora io vedo la sensibilità c'è ovviamente ed è positiva. Il discorso che spesso si dimentica è che l'albero appunto ci si affeziona, ma l'albero è un organismo vivente. Un albero in un bosco ha una certa vita, poi c'è chi ne sa più di me, ovviamente gli agronomi forestali. Un albero in città che mangia tutta una gran quantità di CO2 durante la sua vita probabilmente dura meno. E quindi la sostituzione non è il problema di per sé, semmai è il momento e le modalità con cui vengono fatte che possono suscitare nella gente delle reazioni, perché è chiaro, abbattere una gran quantità di alberi tutti insieme, anche se ora li stanno ripiantando, tornando al caso di Firenze, l'impatto c'è perché va via un albero di alto qualche decina di metri e viene piantato un alberello più piccolo, ma tra l'altro pare che per attecchire non si possa andare a piantare alberi troppo grandi perché sennò poi hanno anche problemi di attecchimento. Quindi, semmai nelle modalità, lì c'è una ricerca fatta da autorevoli esperti che hanno stabilito, hanno classificato il patrimonio arboreo dal punto di vista della sicurezza, se era giusto abbattere quelli pericolanti e quelli che lo sarebbero diventati o abbatterne meno per fasi, quelle sono scelte che poi fa Certo. l'amministrazione, però è chiaro che era una cosa che andava sostituita. Paglialunga, tempo fa, insomma, venne fuori la notizia, no, di un albero particolare, mi sembra fosse nella zona di Val Lombroso, forse era l'albero più alto d'Italia, insomma, volevo chiederle questo in realtà, perché quello era come dire, un lancio mediatico, no, che fa molta presa sulla persona, però effettivamente fare pubblicità, diciamo così, fare sensibilizzazione sul tema dell'importanza del nostro patrimonio, se non, come diceva Raimondo, insomma, quello che viene fuori poi attraverso anche il lavoro che viene fatto dall'amministrazione, non solo, non è automatico. Certo, negli ultimi anni forse un po' è cresciuta la sensibilità, non lo so, anche nel senso dell'educazione, voi cosa fate come parco? Nel senso, si possono fare visite con i ragazzi, immagino, le scuole, quanto è importante in questo senso l'educazione alla biodiversità e al bosco, diciamo così? L'aspetto educativo è sicuramente uno degli elementi più importanti nell'attività di un ente parco. Normalmente viene fatto non con il personale diretto, ma attraverso una serie di cooperative che operano sul territorio, quindi operatori locali che diffondono questo. Però è chiaro che l'educazione ambientale è un elemento importante perché è l'elemento con cui la popolazione inizia a percepire il bosco e in generale la biodiversità come un proprio patrimonio, quindi non come qualche cosa solo bello da vedere, ma proprio qualche cosa che fa parte integrante del patrimonio e della vita delle persone, delle popolazioni.
rimanendo attaccati a questo territorio. È chiaro, le vecchie generazioni erano attaccate al territorio perché era la loro fonte di sussistenza. Oggi questo legame sicuramente è meno forte, nel senso che ci sono altre forme di sviluppo, altre forme economiche, altre forme di lavoro, però è chiaro che il bosco e la biodiversità è il patrimonio di tutta la popolazione, quindi l'educazione ambientale, quindi portare i ragazzi a conoscere le storie anche attraverso semplificazioni ed elementi più immediatamente visibili come l'albero più alto, l'albero più vecchio, l'albero più antico. Attualmente poi il riconoscimento UNESCO di gran parte del parco, circa un quinto del territorio del parco è entrato nel patrimonio dell'UNESCO all'interno della rete delle faggete vetuste, che è una rete europea, quindi il riconoscimento è dato a tutta la rete e anche in parte al nostro territorio. Sicuramente è un elemento che aiuta innanzitutto perché valorizza il territorio, ma aiuta anche perché fa crescere la consapevolezza che questo è il patrimonio di tutti, non è il bosco della regione o dello Stato o del parco, ma è il bosco di tutti, come la biodiversità, è il nostro patrimonio che ci permette di continuare a vivere in questo pianeta in maniera equilibrata, in maniera È salubre. chiaro, è chiaro. Raimondi, insomma, io e lei abbiamo parlato spesso e parliamo spesso del tema delle piazze, no? Però oggi volevo fare una domanda diversa, perché insomma, il tema degli alberi nelle piazze è molto importante anche nella rivalutazione delle piazze. Però volevo fare una domanda non da architetto, non da vicepresidente di Save the City, ma da cittadino di Firenze. Dice secondo lei, cioè, qual è a lei il parco, il giardino che le piace di più a Firenze? Perché io credo ci siano degli esempi straordinari, oltre ovviamente al Parco delle Cascine, cioè il museo, cioè il parco dello Stibert, che è bellissimo secondo me, anche dal punto di vista arboreo. E, insomma, ce ne sono di situazioni molto molto belle. Ovviamente il giardino di Boboli, ce n'è uno in particolare, come dire, la colpisce al cuore, diciamo. Ma forse lo Stibert, perché Firenze tra l'altro è tipica nell'architettura del Rinascimento, abbiamo questi palazzi che sono molto chiusi, molto murati verso l'esterno, bugnato, pietra, quasi inespugnabili, poi si entra dentro e si rimane colpiti, anche ci sono dei momenti in cui il FAI per esempio apre questi giardini, anche i giardini privati, Le porte interne, sì. anche quello lungo i Bastioni. In San Niccolò c'è un altro giardino molto particolare proprio perché al di là delle essenze che possono esserci, ma ci sono a volte ci sono degli olivi, è interessante il fatto che sale in quota e quindi si godono viste, prospettive diverse dai vari spazi. Cioè, a Firenze c'è veramente l'imbarazzo della scelta, a parte questi esempi grandi che citava lei prima. Luoghi nascosti anche, Luoghi effettivamente. nascosti, andare a riscoprire luoghi nascosti ed è pieno veramente, cioè si trovano anche, non so, Borgo Pinti, gli orti dipinti, tornando agli orti, Vero. è una piacevole sorpresa, anche prima Le serre c'era comunque un torrigiane, giardinetto, le probabilmente. serre torrigiani, ci sono esempi, il verde nella riqualificazione degli spazi urbani in qualche modo e anche nella piazzetta dei Tre Re, che è stata, cioè lì ci sono dei vasi, non è che c'è una piantumazione, però si vede come con qualche elemento verde, con qualche elemento rampicante, si riqualifica un vicolo che era assolutamente impraticabile prima. Paglialunga, velocissimo, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederle che cosa può imparare il nostro territorio, magari insomma anche come dire, dal punto di vista, ovviamente dal punto di vista del patrimonio boschivo, da altre regioni o volendo anche da altri stati della Comunità Europea. Io ritengo che l'esperienza che è maturata qui in Toscana è un'esperienza molto valida. Quindi è vero che per imparare non si finisce mai di imparare le buone pratiche, ci sono dappertutto e quindi è bene comunque essere sempre attenti. Diciamo che sicuramente un elemento perlomeno che caratterizza le nostre zone è che la filiera che noi abbiamo, l'utilizzo del legno, non si conclude realisticamente qui, nel senso che probabilmente sarebbe più opportuno, come avveniva nel passato, in epoche storiche, che l'utilizzo del legno sia per fini nobili, quindi tant'è vero che il legno delle foreste casentinesi era il legno utilizzato proprio per realizzare i palazzi di Firenze, anche il duomo stesso. È chiaro che bisogna ritornare un po' a una prospettiva di questo tipo, un utilizzo finalizzato e con maggior reddito anche per le popolazioni che vivono sul territorio.
È chiaro che poi questo tutto nel rispetto della biodiversità, mantenendo ferme le regole di cui avevamo accennato prima, però visto che una parte del legno è una risorsa che si utilizza, sarebbe opportuno che su questo ci fosse un salto di qualità nel territorio perché l'utilizzo finale avvenga nel territorio in modo che la ricchezza possa rimanere e essere reinvestita sul territorio. Il chilometro zero del legno e dell'albero, diciamo così. Grazie Sì. mille a Egidio Raimondi per essere stato con Grazie a noi. voi. Grazie. Grazie, grazie a Sergio Paglialunga per Grazie, aver partecipato. arrivederci. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.